Bene, cari fratelli, questo nostro venerdì della nostra preghiera abbiamo adorato il Signore, ci siamo incontrati con Lui, ognuno di noi ha portato quello che sente come peso della sua esperienza in questo momento della nostra storia. Veniamo perché sappiamo che c'è per fede. C'è un Dio che ci ascolta, un Dio che si è rivelato in Gesù e che questo Gesù vuole distribuire a ciascuno di noi una parola di pace al nostro cuore, una parola di speranza per la nostra vita, una parola di luce per questo mondo pieno di caos, di tenebre, questo mondo dove abbiamo bisogno di tacere nel silenzio per adorare, per pregare e chiedere a buon Dio che mette ordine, quell'ordine gerarchico delle verità che danno uno spessore, che danno una qualità al nostro percorso umano e spirituale. E Gesù questa sera, ecco, ci fa comprendere che al di là di tante situazioni che ci sono nella vita, nella storia umana, ecclesiale, quello che è importante è che noi abbiamo come Lui punto di riferimento, come il Signore del nostro cuore, Signore della nostra vita, e Lui il nostro punto di riferimento per comprendere la fatica, il peso di questa nostra storia, che è una storia bella perché è un dono, no? La vita che Dio ci ha dato, e la godiamo con maggiore entusiasmo, gioia, senza poter escludere però quei momenti un po' più complicati, complessi della nostra vita che ci fa spaventare, ci fa indietreggiare. E allora questo Gesù si propone proprio al nostro cuore come colui che vuole darci una mano, vuole sostenerci per poter camminare senza mai fermarsi e cercarlo perché possa poi... Gesù non è che risolve tutti i problemi, ma è la nostra fede in Lui che ci fa guardare i problemi con occhi diversi, e con molto amore il Signore, ecco, quasi dal di dentro del nostro cuore dove Lui agisce, aiuta anche a spianare quei grandi massi che spesso si interpongono sul nostro cammino e ci privano il senso della vita e il senso della libertà. Allora il Signore si propone a noi proprio come speranza concreta, no? Anche quando abbiamo letto alla fine di questa pagina del Vangelo, dove il Signore ci chiede soprattutto di comprendere che cosa significa misericordia, io voglio, non sacrifici. Per cui il Signore ci fa capire, ci fa conoscere che la nostra realtà umana è un'umanità molto fragile, un'umanità segnata dal peccato, e che se noi ci chiudiamo, se noi poi facciamo fatica ad aprirci a Lui e guardarlo nella sua offerta che fa a noi di essere misericordioso, rischieremo di perdere l'occasione importante della nostra vita dove, contemplandolo nella sua infinita bontà, nella sua misericordia, noi possiamo cambiare il corso della nostra storia, noi possiamo cambiare la pagina della nostra vita, perché il Signore, proponendosi a noi come misericordia, ecco, ci dà l'opportunità di risorgere dalla nostra condizione di peccatori e di poterci affidare a Lui. Io credo proprio che questo venerdì, no, della nostra preghiera, segnata proprio da quella speranza
dove l'incontro con Lui possa cambiare qualcosa della nostra vita. Se il Signore non diventa un evento di salvezza, se il Signore non diviene un momento in cui veramente Lui riesce a toccare le corde della nostra anima, e noi invece facciamo sempre mura, sempre chiusura nei Suoi confronti, non faremo mai esperienza di questa Sua parola che stasera, ecco, ci dice di non fidarci tanto su di noi, sulla nostra condizione di peccatore, ma di aprirci a Lui nella Sua infinita misericordia, quella misericordia però autentica e vera, che scende nel silenzio, che scende nel silenzio del nostro cuore, della nostra vita. La misericordia di Dio, il volto della misericordia di Dio è anche già un tema dell'Antico Testamento, quindi Gesù poi ne parla, ce lo propone ancora oggi attraverso anche tante altre esperienze di alcuni strumenti che sono stati usati per poter parlare di questa misericordia. Però deve diventare un impegno concreto e serio, dove noi la viviamo e la condividiamo anche con i fratelli, altrimenti diventiamo operatrici della misericordia. Parliamo della misericordia, però appena abbiamo la nostra, se possiamo, come dice Gesù, ecco, se voi aveste avuto il senso della misericordia, non avreste condannato persone senza colpa. Purtroppo l'esperienza ci fa capire che in giro vanno molte anime che si dedicano alla misericordia, ne fanno dei grandi spettacoli, però se devono ammazzare il proprio fratello senza misericordia lo fanno. È una denuncia che va fatta, perché purtroppo queste esperienze non le facciamo, ma con questo però non ci dobbiamo scoraggiare. Noi dobbiamo entrare proprio nella logica del Cristo, in quella logica del silenzio, dell'umiltà, dell'incarnare lo stile del discepolo e viverlo nella nostra condizione umana, con tutto quello che sono le nostre paure e fragilità. Ma se sappiamo affidarci al Signore, se sappiamo dire che veramente il Signore è Lui il Signore della mia storia, e noi vedremo grandi cose nella nostra vita, cose importanti, e un modo di purificare quel nostro egoismo, quel nostro egocentrismo che spesso prende piede anche nel rapporto con Dio. E come quasi ci sono delle anime che gareggiano con Dio per vedere, per dimostrare che sono così, così perfette, di cui Dio non ha più nulla da redimere, e questo diventa molto pericoloso per la salvezza delle anime. Il Signore ci chiede soprattutto il fondamento del cuore che si fonda sull'umiltà, e allora con l'umiltà, come Maria, saranno fatte grandi cose nella nostra vita.